Il doppio cognome per i figli, una circolare del Viminale chiarisce tutte le regole. È giusto perché i genitori sono due, è giusto pure che si prenda il cognome della madre e non solo del padre. Sono a favore. Sono a favore, sì, tra l'altro vivo in Spagna, per cui dove questa cosa funziona già da tempo e sono molto a favore. Il doppio cognome ai nuovi nati sarà attribuito in automatico a meno che i genitori non si accordino per uno solo dei due. Dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale, il Viminale, in una circolare indirizzata ai prefetti, chiarisce i termini per gli uffici di stato civile dei comuni. Questa circolare sancisce che nel caso in cui i genitori vogliono attribuire un solo cognome al figlio, entrambi devono essere d'accordo e devono essere d'accordo anche nello stabilire l'ordine dei due cognomi. Ma quando l'accordo non c'è, che cosa succede? Bisogna rivolgersi al tribunale. Ecco, da questo punto di vista ho le mie perplessità, perché in futuro ci potrebbe essere un assalto ai tribunali. Un'ottima iniziativa, era ora, finalmente, siamo uguali diritti per mamma e papà. Non mi piace come idea, devo essere sincero. Perché? Perché comunque secondo me si vanno a creare tutte le complicazioni con i cognomi, poi i cognomi dei nipoti, cioè, cioè quanti cognomi hanno i miei nipoti. Una considerazione giusta nei confronti della donna, secondo me, universalmente riconosciuta. Lei già sta facendo di sì con la testa? Sì, io sono d'accordissimo. Penso che visto le donne separate, divorziate o comunque che hai desiderio di diventare mamma, perché no? Poi il compagno scappa spesso, quindi.